l'ascolto attivo, attento, valorizzare l'altro. Comunque sono stati diversi modi, diversi esercizi che ci hanno veramente allenato e ci hanno messo davanti alle nostre difficoltà, come ha detto Simona ora. Quindi... consapevole, anche persone come noi, il rap, persone tutte molto veramente critiche, attente, analitiche nei propri confronti, ci siamo ritrovati, uno si è preso una musata, hanno degli stereotipi, cioè uno scusate, proprio una musata, io mi pensavo che sia una donna libera, capro invece no, sono ricaduta, c'è Maria, c'è la musica. C'è... Per la prossima volta, ognuno di voi è a casa o dove vuole, portasse uno o più oggetti che sono diventano però degli strumenti. Potete portare anche gli strumenti musicali di Pierino. Io ho preso Pringles perché comunque mi piacciono le patatine e le mangio di tanto in tanto sia al cinema che a casa, e poi era anche semplice portarlo qui. Quindi poi oltre a questo mi piace anche un po' il rumore, ora non so se così, oppure potevi mettere dentro una pallina e sbatterlo, quindi ci sono, può essere considerato uno strumento di musica, no, è molto importante, che ha più suoni anche. Un cucchiaio, un maestro, la grattugia di Naima, la grattugia di Naima. Tra virgolette, dissonanza, verità, diversità, si crea veramente la musica. Due cicatrici vicino alla bocca. Non riesco ancora a capacitarmi del fatto che quando da piccola ho avuto la varicella insieme a mio fratello, lui aveva solo due puntini, mentre io ho patito le pene dell'inferno sparsa in tutto il corpo. Io ho visto delle piccole rughine vicino agli occhi e sulla fronte. Mi hanno detto che quelle rughe sono di chi ride molto. E in effetti mi piace un sacco ridere, ma soprattutto mi piace far apparire tutti i denti in bella vista alle persone che ho davanti. Quindi ben venga che si formino dei solchi in quelle parti del viso. Io ho visto che riuscivo a guardarmi. Ho visto degli occhi fermi, non fuggitivi, occhi che hanno voglia di rimanere nelle situazioni anche più difficili, che hanno voglia di vedere. Vi rivederò a coppie e vi chiederò di farvi un'intervista, per quello che avevo chiesto di portarvi il telefono. Perché è importante per te questo tema? Allora, l'islamofobia per me è un tema vissuto proprio, essendo una musulmana. Sì, purtroppo sì. Sì, purtroppo sì. Magari incontri le persone anche al lavoro, sono molto simpatici, insomma, delle volte anche amici, però quando succede qualcosa, un attacco da qualche parte, qualche passo che si fa ammazzare, ammazza altre persone, quindi si sollevano sempre problemi. Anche le persone tu reputi più aperte di testa? Sì, tu senti proprio come devo sempre giustificare io. Quando non conosci la cultura e qualcuno ti racconta qualcosa di questa cultura, ma non perché vuole fartela conoscere,
amanti. Poi ti senti parte fuori questa abitudine, ti senti più familiare a questa abitudine e conosci. Uno ha insegnato e l'altro ha imparato. Questo scambio di insegnare e imparare forse è uno dei modi più semplici per avvicinarsi all'altra cultura. Impollinarci in un certo senso, vicendevolmente, perché tutto quello che è stato fatto è stato veramente un entrare in contatto, un po' come gli insetti, no? E proprio veramente sia a livello di corpi sia a livello di anime, impollinarsi. E la mia grande speranza è quello di poter essere a nostra volta impollinatori in quello che andremo a fare poi. Quindi ecco, queste due immagini vi volevo lasciare, di noi timidi, che eravamo lì a scoprirci e che andiamo verso questa nuova tappa del progetto, impollinati sicuramente di tanta passione, di tanta forza e anche di tanto ottimismo. Qualcuno prima ha detto: mi sento ottimista. Condivido. Un dono, ma c'è anche, quindi è una privazione in un certo senso, ma è anche un piacere, un arricchimento, perché offrendo il caffè a una persona, regalarlo, si crea un'occasione. E come dono è usanza donarlo in occasioni molto diverse tra di loro, quindi in caso di una morte, o anche in caso di malattia, o anche in caso di una visita di piacere. Perché io, per esempio, qualcuno mi ha detto una volta che siamo il frutto delle relazioni che abbiamo. Quindi ringrazio loro che hanno permesso di mettere in piedi questa avventura, fortuna, caso, loro, tutti e tutti noi che ci siamo ritrovati e che veramente senza vergogna, senza paura, senza, ci siamo liberati da tante, cioè, siamo andati veramente a lavorare sul profumo. Questo è un lavoro innanzitutto su di noi e poi potremo rispendere nella nostra vita privata, nella nostra vita professionale. È stata veramente una scoperta, veramente di dire sì, questo ha detto che è ottimismo subito e si esce, ancora c'è margine di lavoro in questo mondo dove io intanto dico ma sono vecchia, non capisco più, va alla malora tutto, cioè sta andando, però ecco, ti ritrovi, perché è difficile, sempre più difficile almeno per me ritrovarsi, di condividere, ricredere in cose comuni.